Circa 65 milioni di anni fa è iniziata una nuova era chiamata Primo Periodo delle Pianure. Questo periodo fu immenso e fu suddiviso in tre epoche. Una delle particolarità di questo periodo fu una sorta di rinascita del mondo animale e vegetale, a seguito di una massiccia estinzione che ha annientato tutti i dinosauri. I mammiferi che sopravvissero divennero la principale forma di vita animale. Il clima terrestre divenne più continentale, e sulle cime delle montagne più alte si formarono ghiacciai e ghiacci perenni. La diversità delle piante con fiori e degli insetti, così come dei pesci, aumentò. Questi ultimi dominavano negli oceani e nei mari. Emersero primitive forme di balene e nacquero nuovi gruppi di coralli che popolavano il fondale marino, oltre a nuovi tipi di ricci di mare e conchiglie. Molti invertebrati di questo periodo erano diversi da quelli presenti nei mari moderni. Questo periodo vide un'esplosione evolutiva dei mammiferi, segnando l'avvento di una nuova fauna sul nostro pianeta. Tra i mammiferi c'erano erbivori che ricordavano i moderni canguri e orsi. C'erano anche predatori come lupi e tigri. Molti insetti vivevano vicino agli specchi d'acqua, e alcuni si adattavano a vivere sugli alberi, dando alla luce cuccioli non completamente sviluppati che portavano per lungo tempo in tasche cutanee sul loro addome. Tuttavia, questi marsupiali primitivi non ebbero un grande successo evolutivo sulla Terra rispetto ad altri mammiferi. Questi animali si sono estinti, non potendo sopportare le dure condizioni climatiche in diverse parti del pianeta. Solo in Australia, che si separò precocemente dagli altri continenti, il processo evolutivo sembrava come se si fosse fermato. È proprio qui che il regno dei marsupiali si è conservato fino ai giorni nostri. Il nuovo periodo è caratterizzato da una distribuzione diseguale della fauna tra i continenti. I terrieri si sono principalmente sviluppati in America, mentre gli elefanti e i carnivori in Africa. In Australia, la fauna continua a vivere in un certo modo, e la fauna di ogni continente acquisisce gradualmente un carattere distintivo. Sono apparse molte specie di uccelli, alcune delle quali caratteristiche anche dei nostri tempi. Tuttavia, insieme a loro vivevano uccelli enormi, non volatori ma corridori. Questi uccelli sono completamente estinti. Uno di questi, chiamato dell'urma, aveva una statura di 2 metri, con un becco lungo mezzo metro, e su forti zampe aveva 4 dita con lunghi artigli. Dell'urma si nutriva di piccoli mammiferi nelle steppe aride, mentre Flora del granchio raggiungeva un'altezza di 1,5 metri, dotata di artigli affilati. Il becco lungo mezzo metro era un'arma temibile, dato che questo uccello aveva piccole ali sottosviluppate. Non poteva volare e le sue lunghe e forti gambe indicano che era un eccellente corridore. Secondo alcuni ricercatori, la patria di questi enormi uccelli era l'Antartide, che in quel periodo era coperta da foreste e steppe. Com'era il mondo animale che si sviluppò subito dopo l'estinzione e durò 10 milioni di anni? Esaminiamolo. A quel tempo, i continenti erano ancora in movimento. Il continente sudamericano continuava a frammentarsi. L'America del Sud divenne completamente isolata dal resto del mondo, trasformandosi in una sorta di arca galleggiante. Su questo continente nacque una fauna di mammiferi unica. Apparvero le prime giuli, che erano tra le lumache più interessanti della natura. Emersero nuove specie di ricci di mare e un paio di miniefiri, forse si riferisce a qualche creatura specifica, che vivevano vicino alle sorgenti di gas e ad altri predatori di quel periodo. I pesci ossei hanno preso il posto dei pesci cartilaginei e c'erano le più diverse specie di squali. Le razze e i pesci dominavano gli oceani. Tra di loro c'erano già specie quasi moderne come la perca e l'aringa. C'erano anche pesci persico e luccio, squali e altre specie. L'ecosistema marino diventava sempre più simile a quello attuale, con l'apparizione dei primi squali moderni come lo squalo leopardo e lo squalo ruggine. L'esemplare più grande di squalo raggiungeva una lunghezza di 9 metri, mentre altri squali erano lunghi solo 3 metri.
Alcuni paleontologi ipotizzano che nei primi milioni di anni ci potessero ancora essere alcune specie residue di dinosauri, come ad esempio il Cretazabor. Ma anche se i dinosauri vivevano effettivamente all'inizio di questo periodo, la loro presenza fu breve. Ecco le tre principali categorie di mammiferi: placentati, marsupiali e monotremi. I primi mammiferi apparvero sulla Terra circa 200 milioni di anni fa, ma questi protomammiferi non erano in grado di competere con i dinosauri. Dopo la scomparsa dei dinosauri, i mammiferi, che per lungo tempo erano rimasti nell'ombra dell'ecosistema, ebbero finalmente l'occasione di affermarsi. Essi iniziarono a diversificarsi in una moltitudine di specie, sfruttando le nicchie ecologiche lasciate vuote dai dinosauri. Inizialmente, la varietà dei mammiferi era piuttosto limitata. Alcuni dei primi mammiferi continuavano a nutrirsi di insetti. I primi ricci e topi rodevano insetti, competendo per il cibo con altri predatori come rane e rospi. Ma gli insetti volanti erano al sicuro da queste minacce? Non proprio. Alcuni mammiferi presero il volo e iniziarono a cacciare insetti in aria, sfruttando le abbondanti risorse alimentari disponibili dopo l'estinzione dei dinosauri. Con tanta abbondanza di cibo, alcuni dei primi mammiferi adottarono uno stile di vita diurno e diversificarono significativamente la loro dieta. Man mano che i mammiferi si evolsero, emersero molte nuove specie con diverse forme e dimensioni, consentendo loro di colonizzare quasi ogni habitat. Sebbene i mammiferi più piccoli fossero probabilmente ancora insettivori, quelli più grandi diventarono predatori attivi o si nutrivano di carogne. Altri divennero erbivori, nutrendosi di foglie e altre piante. Il piede piatto dell'audizione potrebbe variare nelle dimensioni, non superando una donnola o, al contrario, potrebbe essere più grande del più grande orso. I marsupiali dominavano anche tra i mammiferi ed erano tra gli animali più vari. Questi animali erano piccoli nel periodo dei dinosauri e divennero molto più grandi nel corso del tempo. Solo tre specie di mammiferi sono sopravvissute fino ai nostri giorni: due tipi di echidna e un tipo di ornitorinco. Questi animali si trovano solo in Australia e in Nuova Guinea. I primi mammiferi vissero in Nord America circa 100 milioni di anni fa. Più tardi, questi animali si diffusero in tutti i continenti, ad eccezione di Africa e Asia, e attraverso l'Antartide si trasferirono in Australia. Questi sono animali più evoluti rispetto ai placentali. Tuttavia, nonostante ciò, i marsupiali erano rappresentati solo dai marsupiali. Nel periodo post-dinosauro, molti mammiferi rimanevano piccoli animali, simili ai loro antenati. Ma presto questi animali iniziarono a rappresentare una seria concorrenza, grazie alla loro capacità di mantenere una temperatura corporea costante. Un modo avanzato di riproduzione e un grande cervello permisero a questi mammiferi di diventare un gruppo di animali prospero e di stabilire progressivamente il loro dominio su tutto il globo terrestre. Gli animali variavano in dimensioni da 12 cm a 2,5 metri di lunghezza e pesavano da 60 grammi a 650 kg. Nella corsa evolutiva, non erano gli animali che si adattavano meglio alle loro nicchie ecologiche a prevalere, ma quelli che riuscivano a occupare per primi queste nicchie. Gli ungulati e i predatori, così come vari tipi di capre, erano comuni in quel periodo. Il secondo gruppo più numeroso era quello degli animali simili ai perissodattili. Questi erano gli antenati degli attuali ungulati e, sorprendentemente, dei cetacei. I primi erano predatori, ma avevano ancora zoccoli alle zampe. In questo gruppo c'era un animale che presentava molte piccole caratteristiche simili ai cetacei. La cosa interessante è che tali caratteristiche non erano presenti in nessun altro animale. Quindi, l'animale menzionato come sinonimo è considerato l'antenato diretto delle balene. Gli animali indicati come candela erano gli antenati degli ungulati, sia pari che dispari, e addirittura delle balene.
Gli ungulati pari includono animali moderni come maiali, cervi, antilopi e altri. Gli ungulati dispari includono cavalli, tapiri e rinoceronti. Alcuni di loro avevano trasformato le unghie in zoccoli, mentre altri avevano ancora artigli. Quando gli ultimi rettili terrestri si estinsero, questi animali iniziarono rapidamente a evolversi trasformandosi in capre, mucche e rinoceronti. Gli animali chiamati Corneva Marfa erano gli antenati dei moderni mammiferi carnivori, nonché di altri predatori. Nell'era polizia c'erano piccoli predatori lunghi fino a 80 cm, simili a furetti e manguste. Molti di questi piccoli animali vivevano sugli alberi. Apparvero grandi erbivori simili ai rinoceronti chiamati dinacitazioni. In quell'epoca nacque anche un grande gruppo chiamato Ontuli Ross e Oran. Ontuli Ross era un termine generico per roditori, primati e altri. Gli animali erano piccoli e onnivori, e molti vivevano sugli alberi. Queste creature si divisero in due ordini, uno dei quali fu chiamato primati. Gli altri vertebrati quadrupedi comprendevano i rettili e gli uccelli. Il gruppo più grande di questa classe era chiamato famiglia del coccodrillo. Questo gruppo comprendeva l'ordine moderno dei coccodrilli, che costituiva il 13% di tutti i generi. Alcuni coccodrilli di questo periodo potevano raggiungere una lunghezza di 4,5 metri. Alcune specie di coccodrilli vivevano nell'acqua, altre sulla terraferma, e c'erano coccodrilli particolari. Alcuni di questi coccodrilli potevano correre su due gambe, come i dinosauri. Durante questo periodo viveva un coccodrillo chiamato Sirata Zek. Era l'unico coccodrillo conosciuto nella scienza locale ad avere corna. Perché aveva le corna? Non si sa. Un altro 13% dei nuovi generi era costituito da uccelli. Questi includevano oche, anatre, pinguini, gufi e gru, flamingo, pellicani e altri uccelli come burevestniki, cozza e pilagor nikita. Gli uccelli pilagor nikita erano simili agli albatros moderni, ma erano molto grandi e avevano denti nel becco. Nel periodo cenozoico viveva anche un uccello simile alla gru moderna, chiamato Pritz bernesa. A quell'epoca esisteva anche un uccello non volante chiamato Deotrima che raggiungeva un'altezza di 2 metri e pesava fino a 100 kg. Dobbiamo anche menzionare Saimona, che era l'antenato di tutti i pinguini e gli struzzi. Questa specie apparve durante il periodo cenozoico. Le scaglie di questo rettile diedero origine, nel Cenozoico, al serpente più grande di tutta la storia della Terra, chiamato Titana. La lunghezza del serpente poteva raggiungere i 15 metri nel suo punto più largo. Il diametro del corpo poteva essere di un metro. Il peso di Titana poteva raggiungere i 1135 kg. Uno dei rappresentanti delle specie rettili sopravvive ancora oggi, ed è chiamato 200 Ichthyoncorineuro. Tra le nuove specie va menzionato anche un piccolo rettile acquatico simile a un coccodrillo, ma non imparentato. Grazie per aver guardato questo episodio fino alla fine. Lasciate un mi piace e commentate. Non dimenticate di iscrivervi se non l'avete già fatto. E cliccate sulla campanella per non perdere nuovi e interessanti video dal canale.